Eccoci. Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo molto felici che ci ritroviamo dopo 3 anni in presenza a questo Talking About Design, per cui siamo in moltissimi oggi. È una grande soddisfazione avervi ospiti e poi riuscire anche a fare il tour della nostra produzione per mostrarvi la nostra realtà. Pedrali è un'azienda 100% Made in Italy, come voi sapete, e come il nostro moderatore Luca Molinari ha definito, si muove tra bellezza, tradizione e innovazione. Con molti di voi ci siamo incontrati recentemente al Salone del Mobile, dove abbiamo presentato diverse nuove collezioni. Alcune di queste sono state subito scelte, selezionate per essere esposte al Bergamo Landscape Festival, ai Maestri del Paesaggio, e per cui è stata una bellissima inaugurazione. Tra di voi oggi abbiamo studi di architettura, interior design da diversi paesi, giornalisti italiani e stranieri. Vorrei citare alcune testate presenti. Abbiamo con noi Abitare, Architonic, Area, Architettura e Disegno, Côté Maison, Disegno Interior, Distrito Officina, Domus, Heuser, IFDM, Interni, IoArch, Marie Claire Maison, Room e Style Park. Grazie ancora per aver aderito così numerosi. Allora, sul palco oggi abbiamo due designer particolarmente significativi per Pedrali, Odo Fioravanti e Robin Rizzini. Con Odo collaboriamo ormai da 14 anni, insieme abbiamo vinto il Compasso d'Oro ADI e diciamo che ci sentiamo di dire che abbiamo sviluppato con lui un vero e proprio sodalizio. Con Robin ci conosciamo da qualche anno, ma abbiamo iniziato la collaborazione solamente nel 2020, un anno particolarmente complicato per le motivazioni che tutti conosciamo, ma sin da subito c'è stata veramente una grande empatia e una grande sintonia. Odo e Robin hanno saputo interpretare la filosofia di Pedrali condividendo i valori per noi fondamentali. Le loro collezioni si collocano perfettamente nei mondi in cui Pedrali opera, dal workplace all'hospitality, all'outdoor, al residential, e quindi è un vero piacere lavorare con loro. Quindi grazie Odo, grazie Robin per essere qui con noi oggi. Luca Molinari lo conoscete tutti, architetto, critico architettonico, curatore, direttore editoriale, direttore scientifico del Museo del Novecento M9 di Mestre. Una biografia ammirevole, un grande amico che collabora con noi da molti anni. Da parte mia, di Giuseppe e di tutto il team Pedrali, anche a lui grazie per essere qui oggi a moderare questo Design Talk. Quindi lascio la parola a Luca e auguro a tutti una piacevole giornata. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Monica, grazie Giuseppe, grazie a tutti voi, grazie alla famiglia Pedrali, che è un mondo molto più largo, molto più vasto, quindi è sempre bello tornare in questa casa del design. Monica ha già detto alcune cose importanti, però ci tengo anch'io partire da due elementi centrali. Il primo, finalmente insieme dopo 3 anni, insomma adesso tutti dimentichiamo molto in fretta, però sono certo che dentro di voi ieri, quando eravamo tutti insieme sotto quel meraviglioso portico in piazza, senza aver paura di stringere mani, di stare vicino alle persone, qualcosa dentro è passato. È una emozione bellissima, non è scontata per nulla, credo che rimarrà per molto tempo, bisogna farci conti con questa paura. Ed era brutto avere paura degli altri, no? Era brutto avere paura di stare insieme. Quindi credo che sia un sentimento, una sensazione importantissima su cui riflettere, su cui tornare a riflettere, da non dare per scontata. Ecco, questo credo che sia, perché tutta questa situazione ci ha insegnato molte cose e poi da questa mi piacerebbe anche partire. E poi dall'altra, Odo Fioravanti, Robby Rizzini, abbiamo due compassi d'oro su questo stage, e non è cosa da poco. Diciamo che il design italiano è abituato ad avere dei compassi d'oro ogni generazione, e questa è la forza del nostro mondo, cioè di continuare a rigenerare
come dire, ogni gruppo di giovani designer è talento e cambiare punto di vista. Questo è molto interessante perché Romy Rizzini e Odo Fioravanti rappresentano due modi diversi di essere designer italiani in Italia, ma italiani, su cui dopo mi piacerebbe tornare a parlare, perché ogni volta si parla tanto di Made in Italy, però sarebbe importante riflettere su cosa sta, su che cosa è, su cosa potrebbe diventare, cosa siamo. Ieri sera riflettevo sul fatto che il titolo del festival del paesaggio si chiama Forgotten Landscape, e dicevo, beh, questo era un forgotten dialogue, nel senso che dopo 3 anni ci eravamo dimenticati di questa cosa. Quindi è bello tornare a parlare di design insieme. E quindi, diciamo, il tema è un po' questo, cioè questi sono dialoghi pensati per riflettere un po' largo, per volare un po' alto, quindi siamo in un luogo che è produzione, un luogo di sperimentazione, un luogo di ricerca, vedremo alle vostre spalle scorrere, come dire, immagini di materiali, di oggetti, di prodotti design fatti, però cerchiamo di volare, come dire, alti, muovendoci tra le cose, tra la bellezza. E quindi vorrei cominciare a partire da quello che abbiamo appena lasciato alle spalle, così poi lo smarchiamo, non ci pensiamo più. Questi ultimi 3 anni sono stati degli anni strani per voi come designer, no? Perché qualcosa è cambiato, diciamo così. Stare chiusi in casa, stare chiusi nel proprio laboratorio, vivere da remoto con tutti, con i propri collaboratori, con chi produce, con i propri committenti, col pubblico, non vedere più i propri pezzi, reagire con le persone, no? Perché poi questo è anche importante. È stato potente, è stato strano, lo è stato per tutti i creativi, per voi designer lo è stato. Allora vi chiederei subito che cosa vi ha insegnato questo periodo, cioè che cosa vi ha stimolato, su cosa vi ha stimolato a riflettere dopo l'oro vacui di star fermi, dove fare qualcosa a tutti i costi. Però in qualche modo, una volta fermi, che poi nessuno di noi è stato veramente fermo, che cosa si è attivato dentro di voi, che cosa vi ha insegnato questo periodo che vi portate dietro e che vi ha cambiato in qualche modo? In che cosa vi ha cambiato l'esperienza di questa pandemia, di questa situazione che ci ha attraversato tutti orizzontalmente? Vai. Diciamo che sì, io quando ho iniziato, in realtà noi condividiamo anche un po' un processo di vita simile, diciamo che i nostri cambiamenti non riguardano soltanto il mestiere o la pandemia, abbiamo avuto proprio delle rivoluzioni di vita tutti e due, in realtà abbastanza in contemporanea, perché siamo anche amici nella vita reale, non che questa non sia reale, ecco. Però diciamo che se dovessi dire che cosa è successo dentro di me con questa, quando è successo il casino in Italia a inizio di marzo 2020, è che io mi sono ritrovato intrappolato in un momento di difficoltà obiettiva di vita, e ho pensato subito che il problema a cui andavo incontro era un problema di spazio. E questa cosa di non uscire, ho detto, questo è un tema, come posso dire, spaziale, no? di intrappolamento. E invece un po' come i carcerati, subito dopo il pensiero del non poter uscire, si innesca il problema del tempo, che invece, come posso dire, si spessisce sopra di te come una specie di colonna che pesa, no? di tempo infinito. Quindi è questa dimensione del tempo che mi ha cambiato di più, questa idea che in questo spazio anche abbastanza limitato che era casa mia, era il tempo che insisteva, che premeva, no? Una specie di, appunto, diventava sempre più pesante, sempre più spesso. E usciti da questa cosa, io mi sono ripromesso che il mio rapporto col tempo deve essere un altro, non con lo spazio. E lo spazio non mi fa paura, penso che il tempo adesso per me è una cosa molto più preziosa. E quindi sto cercando di riconnettermi con le persone in una maniera profonda. Ieri qualcuno l'ho stalkerato. Mi piace andare lì, in fondo, perché questa cosa è stata profondamente disumanizzante. E allora, se possiamo fare una cosa adesso e andare a fondo, riandare al centro, e andare, quando hai una persona davanti, non chiedergli come stai, per non ascoltare la risposta, invece gli chiedi come stai per sintonizzarti con lei, e questa è una cosa per me importantissima adesso.
Adesso ci possiamo baciare forse. Ma io ieri ti ho proposto di guardare un film insieme e mi hai detto di no, quindi lasciamo stare. Mi ha proposto di guardare un film in camera sua, gli ho detto di no. Capito, ma da amici, mica. Ho capito, amici, no, siamo capito, molto amici. Ma non mi sono portato l'iPad per guardare un film. Insomma, sono le soglie, sono tante. Conosciamoci meglio. Sì, vabbè. Questo è un caramba che sorpresa, siamo veramente a un caramba che sorpresa a questo momento. Vabbè, comunque, allora... Diamo materiale ai nostri amici giornalisti per scrivere delle cose in più. Allora, ci sono due cose che mi hanno, devo dire, colpito, diverse, come diceva Odo, il periodo che abbiamo vissuto, adesso noi nella fattispecie era anche un periodo legato a qualche, diciamo, problemuccio di natura relazionale, privata, e mi ha colpito, devo dire, ricordo con un certo disagio, ancora oggi, un po' questa sensazione di essere realmente bloccati in uno spazio, in una situazione non confortevole, e mi ha fatto venire in mente uno che in realtà le case sono progettate per non starci sostanzialmente. Che è una riflessione, nel senso, la riflessione che ho fatto, ho detto cavolo, sono incartato in una casa troppo piccola per la situazione che stiamo vivendo, quindi non va bene, bisogna rivedere il concetto di spazio. E la seconda, almeno io devo rivedere il mio concetto, il mio rapporto con lo spazio. La seconda che mi ha colpito, devo dire, piuttosto duramente, quando le aziende hanno chiuso, perché c'è stato un periodo in cui le aziende legate al mondo del design e dell'arredamento hanno dovuto chiudere perché non erano ritenute dei servizi essenziali, in questo periodo ce lo ricordiamo. Ed è stato difficile, perché quando sei abituato ad avere una relazione con le aziende su base quotidiana e poi questa relazione ti viene a mancare, si crea un vuoto importante. Devo dire che sono anche molto d'accordo con la riflessione di Edoardo circa la profondità dei rapporti. Io devo dire che sono uno che sta abbastanza a margine, un po' per scelta, un po' per carattere, non sono un grande socialone, quindi non perché sono fatto così. Però devo dire che ho un po' rivisto questo modo di essere, non che sia diventato un socialone naturalmente, però quei pochi rapporti, ho dei punti di riferimento importanti, e con quei punti di riferimento importanti o con altri che poi si incontrano nel percorso, vorrei avere un rapporto diverso e più importante, ecco, più denso e più significativo. Anche dal punto di vista professionale, anche con le aziende con cui si lavora o non si lavora, perché poi di fatto anche con Pedrali noi abbiamo fatto un prodotto, l'abbiamo fatto in un periodo difficile, complesso, però per me non è come poteva capitare prima, come capita magari ad altri professionisti, che il rapporto, c'è il rapporto quando c'è il lavoro, no? Siamo amici finché si fanno le cose, poi non lo siamo più se non si fanno i prodotti. Credo che sia effettivamente un processo disumanizzante questo. Credo che investire nei rapporti importanti poi ripaga, ma ripaga dal punto di vista proprio personale, non professionale, perché poi si possono fare anche tante cose, ma credo che alla fine quello che rimane veramente poi è il valore del rapporto. Allora, sono già emerse tanti temi importanti su cui piacerebbe tornare. Il primo è quello della densità del tempo, lo spessore del tempo. Questo è significativo, perché una delle cose che nelle aziende di design, ad esempio, è emerso con molta chiarezza, che questa separazione un po' fissa tra outdoor e indoor, no? Tra dentro e fuori, è praticamente saltata completamente. Nel senso che questi ultimi anni ci hanno insegnato che la relazione tra l'esterno e l'interno è cambiata profondamente. Anche i materiali, i progetti realizzati per gli esterni sono cambiati profondamente, il tipo di materiali utilizzati. La qualità anche di pensare che qualcosa è fatto per stare fuori può anche entrare dentro e viceversa, no? Quindi una massima flessibilità di quello che si fa, perché corrisponde al fatto che le persone stanno
usando gli spazi in maniera completamente diversa e con dei tempi diversi. Cioè, il tema dello spessore del tempo è molto significativo, perché ormai noi guardiamo sempre di più alle cose importanti della nostra vita, e anche io credo che il design alla fine abbia una dimensione potentissima, perché è quasi sacrale. Cioè, tu hai una relazione intima con gli oggetti che scegli, che ti popolano la vita, no? Tu hai una relazione con un pezzo di design che è affettiva, cioè quel pezzo entra nella tua vita, tu lo possiedi, ma lui ti possiede, c'è una relazione fortissima che ti accompagna nel tempo, perché poi quando è qualcosa di potente che tu scegli, non è che poi lo consumi rapidamente, anzi invecchia con te, cambia con te, e quindi questa relazione diventa una relazione anche molto sana, perché non è di consumo, ma è di relazione. Quindi cambia completamente la prospettiva. Allora, il tema, diciamo, di come cambia il nostro rapporto con gli spazi nel tempo è una delle cose che sicuramente ci accompagneranno nei prossimi anni, che cambia il nostro modo di pensare, il fare design, il progettare gli interni, progettare gli spazi. Questo è un tema significativo. L'altro ha a che fare con la qualità dei rapporti. Questo non c'è dubbio. Cioè, tutti noi cerchiamo una verità diversa, una densità diversa, una qualità nei rapporti diversa. E questa è una cosa che mi ha sempre molto colpito, è sempre emersa dal rapporto tra i designer e la famiglia Pedrali, il mondo Pedrali, dove non c'è unicamente una relazione, come dire, funzionale a fare una cosa e a portarla avanti, ma anzi quello che mi colpisce ogni volta è che le famiglie, anche degli oggetti, nel tempo crescono, si moltiplicano, diventano anche un'occasione per continuare a sperimentare come delle variazioni sul tema, un po' come le variazioni Goldberg, no? Prendi una cosa e la vari continuamente perché non è mai finita, insomma. Quindi questa relazione amorosa e affettiva con il tuo pezzo genera una famiglia vastissima che va incontro a un mondo che è sempre più flessibile e sempre più vario, no? Questo è molto importante, cioè sono famiglie che in qualche modo si confrontano col fatto che le persone stanno chiedendo anche cose diverse agli oggetti. Questo è anche molto interessante, no? Se voi lo sapete anche voi benissimo, come dealer, come giornalisti, come progettisti, vi state accorgendo tutti che ormai le persone hanno desideri nuovi, desideri diversi, quindi chiedono agli spazi e agli oggetti emozioni, funzioni, relazioni completamente diverse rispetto a un mondo che era precedente, in cui una sedia era solamente una sedia da interno, era solamente una sedia da ufficio, solamente una sedia da casa. Adesso questa modalità è saltata completamente, no? Io mi trovo una meravigliosa sedia da ufficio in una casa, un tavolo che poteva sembrare utile per un luogo di lavoro invece nel centro di un meraviglioso soggiorno, una sedia da esterno in un interno. Le persone non hanno più questa rigidità, e questo è molto importante perché ci confrontiamo con un mondo che sta cambiando profondamente, ma che fa in modo che queste famiglie vaste di manufatti, di oggetti, vadano incontro a un mondo che sta cambiando. Allora, la mia seconda, come dire, domanda, riflessione che vi porto è questo: cioè, in un tempo in cui, fortunatamente dico io, è saltata questa divisione un po' rigida tra interno e esterno, spazio di lavoro, spazio della vita, in cui io in casa lavoro ma porto la vita nel mio ufficio, in cui posso lavorare in un bar ma faccio una riunione di lavoro in un ristorante, poi magari la faccio in un giardino. Quindi in qualche modo il XXI secolo è un mondo fluido e rimescolato, no? In cui la separazione tra le funzioni non è più data. E questa è una incredibile occasione, no? Pensando a voi come designer e alle aziende come Pedrali che devono riflettere sul mondo che sta cambiando, no? Allora, cosa vuol dire confrontarsi con questa fluidità dei luoghi della vita quotidiana? Cosa vuol dire progettare per un mondo sempre più fluido e sempre più, come dire, capace di domandare cose inattese? Io, guarda, su questo tema qui rifletto molto, perché poi la domanda che ti assilla, a me assilla, è cosa fare, ma soprattutto perché fare, che è la domanda più assillante, cioè perché fare ancora, quando il sistema degli oggetti sembra popolato, iperpopolato. E io mi do un paio di risposte su questo tema qui. Sicuramente bisogna fare per connettere lo spirito del tempo agli oggetti. E questo è il mandato, cioè è il fuoco di cui i designer sono sacerdoti, fuoco sacro. Cioè riconnettere gli oggetti allo spirito del loro tempo. Quindi far ridiventare gli oggetti un'espressione della cultura che viviamo. Quindi usarli come un linguaggio per raccontare chi siamo. Anche quando succede che magari gli oggetti tornano indietro nella storia, ripetono segni del passato, comunque sono documenti. Ecco, per me gli oggetti sono documenti, prima di tutto. E poi sono anche strumenti.
E per, quando penso allo strumento, penso che lo strumento per me può contenere o meno l'interpretazione del designer di quello che vuole che succeda. Arriviamo da tempi in cui i designer calzavano negli oggetti un pensiero su quello che volevano che succedesse con quell'oggetto troppo forte. Era come una specie di... contenevano quasi un obbligo. Se un oggetto è molto segnato, molti segni, è molto, come posso dire, di moda o connesso con una funzione speciale, chiaramente si riduce, si crea un imbuto, no? Io la risposta che do in queste situazioni è tenersi indietro, perché se tu ti tieni un po' indietro con il progetto, cioè gestisci bene il tuo ego, cioè l'oggetto non è un trasferimento di chi sei tu, ma rimane nel piano di quello che dovrebbe essere, di quello che sia giusto che sia, e non di quello che tu vuoi che sia, che è un, quello è un problema di ego irrisolto, in cui tu vuoi che l'oggetto sia una specie di simulacro di quello che ti passa dentro. Ecco, se tu riesci a evitare questa cosa, l'oggetto rimane un po', come posso dire, meno interpretato, ma un po' più libero. È come con i figli. Cioè, quanto di te ci vuoi calzare in quel figlio? Vuoi che diventi a forma dei tuoi desideri? Vuoi che metta riparo a quello che non hai fatto? Hai deciso cosa deve studiare? Hai deciso che fidanzato deve avere? Hai deciso che vita vuoi che abbia? Oppure è libero? Ecco. Per me, se gli oggetti sono figli, cerco di far dei figli liberi. Ecco. Un attimo. Rispetto a questo mi interessa molto, e poi è una cosa che vorrei che su questo ti agganciassi anche tu. Cioè, cosa vuol dire? Beh, capite bene che come sta cambiando il mondo del design in questo senso? Perché la dimensione della firma, dell'autorialità, è stato, come dire, il branding di generazioni intere, no? È un Castiglioni, è un Sozzas. Poi figuriamoci, stiamo parlando di meravigliosi maestri. Adesso stiamo parlando di non rinunciare alla propria autorialità, perché un autore non rinuncia a se stesso, al suo percorso, a quello che vuole caricare creativamente ed emotivamente in quello che fa, perché non siamo macchine, non c'è ancora, magari ci sarà presto, ma comunque un Google che progetta al posto tuo. Però, come dire, lasciare quello spazio in mezzo, no? Lasciare quel vuoto che ti consente a chi usa un oggetto di viverlo liberamente. Cioè, l'oggetto moderno era un oggetto prescrittivo, cioè ti diceva come sederti, no? Cioè, c'è quel disegno di Neufer meraviglioso in cui una persona è un numero, una misura, e tu ti siedi per quella cosa lì. Il Novecento è questo, no? È la prescrittività di un modo di abitare e di vivere. Adesso questa cosa, dico io, fortunatamente è saltata, perché era innaturale, e oggi il design, come l'architettura, ma il design soprattutto, si trova a generare, a produrre oggetti generosi, aperti. Allora, cosa vuol dire per un progettista interpretare fisicamente questa cosa? Cosa vuol dire progettare questo? Progettare la generosità? Sì, non lo so. Per me sta nella misura. Cioè, io le due parole che metto al centro adesso per riuscire a fare questo sono la misura. Quando dico la misura intendo, faccio sempre questo esempio, è come giocare a bocce sulla sabbia, non sul cemento. Non so se conoscete questo gioco. Cioè, in Italia ci sono due versioni, giochi o sulla sabbia o sul cemento. Se giochi sul cemento tiri la palla così, la palla rotola. E quello che succede è abbastanza colposo, direi, no? Come un omicidio che succede per sbaglio. Invece tirare la boccia sulla sabbia è un gesto per cui la boccia descrive una parabola e cade in un punto e rimane insaccata nella sabbia. Ecco, questo gesto secondo me dà l'idea di come il progettista deve procedere, con misura, sapere intenzionalmente cosa vuole che succeda all'oggetto, non alle persone che lo useranno, all'oggetto. E l'altra cosa che mi interessa è l'intensità. Cioè io sono sicuro... Queste sedie sono un esempio, che quando tu lavori molto su un oggetto, ribadisci le linee, le rinforzi, ci sono dei maestri che gli vanno intorno con la corda a mano, spendono delle ore. Cioè io escludo che non passi niente nell'oggetto. Pensare che non passi niente nell'oggetto di tutto questo lavoro di design, di progettisti, di ragazzi dell'ufficio tecnico che ci aiutano, di operai che lo producono, persone che avvolgono questi nastri, persone che le scatono, che gli mettono sopra un sacchetto, che le carezzano. Pensare che niente rimanga di tutto questo nell'oggetto finito, questo è disumano. E io lo escludo questo. Quindi io, in questa cura, intensità, penso che ci sia la risposta alla tua domanda,
intensità e cura. Sì, io sono d'accordo. Devo dire che penso, mi viene in mente l'approccio mio, che è un approccio assolutamente poco egocentrico, devo dire. Io sono poco egocentrico, un pochino lo sono, ma voglio dire, come tutti i designer, un pochino, cioè, voglio dire, da soli a casa, pensiamo quanto siamo bravi, bevo da solo, mi autocelebro. Quanto sono bravo! Nella solitudine. No, a me quello che piace molto di questo mestiere, che devo dire, riflettendo anche rispetto a quello che è successo negli ultimi due anni, credo che vada verso una maggiore umanizzazione, nel senso che siamo arrivati a un certo punto dove era arrivato un punto di non ritorno, secondo me, il design prima della pandemia, per un qualche meccanismo universale. Per cui era un mestiere, secondo me, diventato un po', per certi designer, molto meccanico, in cui non c'era tempo di progettare e non c'era tempo di sviluppare bene e non c'era tempo di pensare dei prodotti effettivamente con una destinazione che avesse un senso. Dal punto di vista materico, dal punto di vista tecnologico, insomma, era tutto molto rapido e molto così, un po' schizofrenico. Lo stop per me è stato invece un momento per anche riflettere sul fatto che se io o Odo, gente che sono 20 anni che fa questo mestiere, fa un tratto su un foglio, è un tratto su un foglio che ha 20 anni di tratti sul foglio, e questo è una cosa che pesa, voglio dire, non è il... Potrebbe anche essere lo stesso tratto che fa uno studente identico, ma il mio tratto ha 20 anni di tratti. Quindi è ovvio che un trasferimento nell'oggetto c'è. Non è un trasferimento, per quanto mi riguarda, sentimentale. Io non vedo questa, non do questa lettura. A me quello che piace fare è vedere... fare un percorso di osservazione, capire l'azienda e capire come io posso contribuire con questo tratto a risolvere un problema o a arricchire, voglio dire, un landscape di prodotti già esistenti, ma come posso anche dare delle risposte che abbiano un senso per l'azienda. Io non credo che ci siano troppi oggetti, non credo che ci siano... Che ci sia che non si debba più progettare delle cose. Credo che ci siano in giro tante cose brutte, certo, voglio dire, ci sono tante cose brutte, ci sono dei designer che fanno delle cose oggettivamente brutte, però c'è anche tanta musica brutta, c'è anche tanta architettura brutta. Una volta avevo parlato con una, lavoravo per il consolato danese di Milano, e c'era la console che era diventata mia amica, mi disse: io ammiro questa cosa molto dell'Italia, che avete anche delle cose molto brutte, perché disse: in Danimarca noi abbiamo solo cose belle. Che problema. E lei disse, io veramente mi ha fatto pensare, forse si può avere l'esperienza del bello che puoi avere in Italia di un livello altissimo, è una medaglia che ha un rovescio, quindi devi avere anche l'esperienza del brutto, cioè non puoi... capito, schiacciare tutto in alto. Se tu provi a cercare il massimo, può darsi che tu raggiunga il minimo per sbaglio. Quindi secondo me questo è parte del lavoro, che ci sia anche il molto brutto. Non c'è dubbio. Però circa la fluidità, io volevo ricollegarmi alla tua prima, al primo spunto. Certo. Quello che sta succedendo è interessante, devo dire, specialmente per quello che riguarda l'ufficio più che la casa. Le riflessioni sulla casa mi sembra di aver capito che si stiano un po' perdendo, perché di fatto poi, sai, è un po' come le riflessioni che si sono fatte sul salone: il salone non va più bene, non si fa più, non ci va più, nessuno interessa andare al salone. Poi abbiamo visto ad aprile che insomma è tornato tutto esattamente come prima, ma forse va bene così, voglio dire, è importante farsi delle domande
darsi delle risposte e poi si sceglie se continuare nello stesso percorso o cambiare strada. Io credo che la funzione del salone, chiudo subito, sia essenziale, perché non è pensabile che il design si possa fruire solo su una piattaforma digitale e basta. E allora io cambio mestiere e vado a fare l'olio, l'uva, insomma gli ulivi in Liguria, ecco, insomma. Non mi interessa più, cioè mi interessa la fisicità di questo mestiere anche. E l'ufficio è forse in questo momento la piattaforma più interessante, cioè l'ambiente più interessante, dove questa fluidità significa capire se le persone possono veramente fare un certo tipo di lavoro su un divano o su una seduta morbida, per quanto tempo lo possono fare, che tipo di superficie hanno bisogno, che tipo di sedute, di che tipo di sedute si ha bisogno, se ha ancora senso fare lavorare 8 ore a un tavolo oppure no. Cambiano le piattaforme, cambia il modo in cui si lavora, cambiano gli strumenti. Quindi questo è, secondo me, per quello che interessa a me come designer, come progettista, un po' l'avanguardia del progetto, è quello a cui io penso. Poi naturalmente io sono scarso a disegnare le sedie, poi mi mancano dei pezzi, quindi mi piace fare delle cose, altrimenti ci penso io. Lui però fa dei tavoli meravigliosi, per cui, come dire, su questo siamo complementari. Esatto, appunto, anche in quello dei fidanzati perfetti, io lo dico, ormai tra poco finiremo in questo modo con il vero bacio. Comunque avete accennato ad alcune cose che corrispondono, come dire, a un pensiero base che è il design italiano. Tu hai parlato di intensità, hai parlato di misura, si parla di verità, si parla di sincerità, e ogni volta che penso al design italiano penso alla cucina, alla cucina, cioè, come dire, la cucina italiana è: io mangio quello che vedo. C'è una sincerità nella materia, nell'uso della materia, nel modo in cui la cucini, nel modo in cui la presenti e anche come lo mangi, che è proprio tipico di un approccio mediterraneo, diciamo così, e molto profondamente italiano, dove in questo c'è chimica, c'è conoscenza profonda della materia, c'è un'attenzione ossessiva a ogni dettaglio, e poi tutto questo diventa una messa in opera, perché io mangio prima con gli occhi che con i sensi, e diventa anche un modo per stare insieme, no? Questo per me è ancora la rappresentazione di quello che è il design italiano oggi, cioè una straordinaria capacità di far cantare i materiali, quindi la verità, la sincerità della materia, un'attenzione, come dire, al processo, il dialogo tra chi sa fare le cose, quindi, come dire, tra la committenza, l'azienda, gli artigiani e i designer, e poi la capacità di trasformare questo oggetto in un oggetto conviviale, sacro. Quello che dicevi tu prima sulla sacralità degli oggetti mi piace molto, perché non dimentichiamoci che Ilari Penati, come dire, i latini credevano che ogni oggetto avesse un'anima, e questa cosa ci accompagna da sempre. Io credo profondamente nel fatto che ogni oggetto fatto con intensità trasmette intensità, e questa cosa entra nella tua vita e diventa veramente una relazione amorosa, affettiva. Gli oggetti ci accompagnano nella vita, nei traslochi, nei momenti di differenza, mutano con noi. Noi scegliamo un oggetto perché cambiamo anche noi stessi. La relazione con gli oggetti che ci abitano è decisiva, è fondamentale. Noi in qualche modo non abbiamo più gli dèi nella nicchia in casa, ma in alcuni oggetti riponiamo una sacralità che fa parte del nostro vivere quotidiano. Quindi io credo molto alla potenza degli oggetti e alla loro intensità, e l'ossessività che voi mettete nel lavoro genera intensità, e l'ossessività di cui tu parlavi, che passa poi negli artigiani, in chi fa le cose, in chi le pensa, in chi le produce, alla fine si condensa in un oggetto che poi io vedo, non so niente, lo guardo, sento che è potente e lo voglio. C'è una vibrazione. Hai capito? Questa cosa, noi tutte le cose che ci diciamo, poi una persona che entra in un negozio non le sa, però quando entri e tu automaticamente sei attratto da qualcosa, vedi quell'elemento, io guardo quel tavolo, vedo quel dettaglio, con planare il piano, la cosa, cioè sento qualcosa e sento che c'è un pensiero potentissimo, no? Allora la potenza e l'intensità è ancora molto forte nel pensiero di una parte alta del design italiano. Allora vi chiedo, faccio una domanda, scusatemi, banalissima, però ancora importante: cosa vuol dire parlare di design italiano oggi, che si è rigenerato, ormai la stagione dei maestri alle spalle, siamo in una fase completamente diversa, no? Per cui a che cosa risponde oggi
essere designer in Italia, rifacendosi a un mondo che comunque c'è, è una tradizione, è una storia, ci rappresenta. Quindi vorrei che un passaggio anche rapido su cosa voglia dire per voi il Made in Italy, il design italiano, senza cadere nella cartolina, nel nazionalismo, cioè tutte quelle robe inutili di cui si parla un po' troppo, invece in realtà ci sono delle verità profonde che caratterizzano ancora un modo italiano di pensare design. Prima parlavi di come, diciamo, gli oggetti siano diventati anfibi, no? Mi è venuta in mente l'immagine classica che facciamo noi, che sono un paio, il tavolo di Gaolenti con le ruote, il tavolo da coffee table con le ruote, e poi c'è l'altro esempio classico, la poltrona sacco di Zanotta. Negli anni 60 in Italia, a un certo punto, alcuni architetti pensano che in un momento in cui tu la lampada la mettevi su un merletto, su un centrino si chiamano, no? In italiano, che è una parola che allude all'idea di centrare, quindi come dire, la lampada andava proprio sul centrino perché era come una specie di puntamento di quell'oggetto e dava un'idea di mobilità della casa, immobile. Non erano mobili, erano immobili. Alcuni architetti hanno pensato che i mobili si potessero spostare veramente, con le ruote. Quindi parte questa cosa dell'oggetto anfibio di cui parlavo prima. Ecco, questa cosa qui, cioè l'idea che l'oggetto non sia soltanto un tool, ma sia uno strumento, un oggetto, una, come posso dire, una materia significante che porta significati, che porta contenuti più o meno visibili, più o meno pornografici, io dico sempre questa parola erotici, qui, erotici, autoesplicativi, self-evident si dice in inglese, no? Più o meno autoevidenti, questa cosa qui però di stare con l'oggetto mentre lo progetti, cercando di infondere un'intensità, un contenuto, questa secondo me è il gesto italiano. Quindi il design come parte di un'espressione culturale e non come punto terminale di una tecnica. Questa cosa qui, quindi il design riconnesso con la cultura, è una cosa che è successa in Italia, e su questo io non discuto, non ci sono altri posti dove è successo, perché se tu pensi IMSS, non era interessante il suo pensiero sulla vita, cioè nessuno ci dice cosa pensava IMSS dell'uomo, invece se tu vai ad ascoltare Sozzas ti dice a proposito del mangiare, per esempio, dice che il panino hamburger poteva essere inventato solo negli Stati Uniti, perché nasconde la parte sessuale, la carne, dentro due fette di pane per nascondere questo gesto pornografico di mangiare la carne. E invece se l'avessero fatto in Italia, facciamo la bruschetta che è tutto spiattellato sopra e non c'è questo nascondimento del gesto, di questo peccato di mangiare. Ecco. Questo per dire che Sozzas anche quando mangiava l'hamburger si chiedeva perché l'hamburger è fatto così. Certo. E questo è molto italiano. Sì, sono totalmente d'accordo. Sì, mi è venuta fame, devo dire. Non lo so, sì, è complesso, devo dire che siamo sempre su che cos'è il design italiano e dov'è. Vabbè, io parto da un humus non 100% italiano. Quindi difatti, devi scontare questa parte al bione. Che però devo dire che anche stamattina il sottoscritto e Luca, che ci siamo incontrati al bar della locanda, e abbiamo chiacchierato del Rinascimento, perché noi siamo gente naturalmente che si mangiando sveglia mangiando una meravigliosa brioche al cioccolato, parlando della città ideale di Bramante, perché naturalmente non esistono altri temi oltre che il meteo, perché naturalmente esatto. Il meteo, no, però vuol dire ci sono degli aspetti del design italiano che non sono casuali. Se il Rinascimento è nato in Italia, ci sarà un motivo, voglio dire, e non è nato in Francia o in Belgio, senza offesa naturalmente, perché l'Italia ha una serie di condizioni a contorno, come dicono gli ingegneri, che consentono la nascita e la crescita di certi fenomeni. Il design italiano è un'espressione, il design, diciamo, come è nato in Italia, è un'espressione. È stata un'espressione estremamente colta e un po' settoriale all'inizio, perché il design nasce come l'espressione di un gruppo di intellettuali
che si riferiva a un altro gruppo di intellettuali, di fatto, perché il gruppo, i clienti che erano clienti colti, clienti che sapevano, le aziende che sapevano come trasformare questa cosa. Sì, devo dire, l'imprenditoria era forse non coltissima, ma estremamente visionaria, esatto, e quindi anche quello, esatto, è un aspetto importante. E quindi nasce come un'espressione d'elite, e poi però questa espressione d'elite rompe gli argini di queste elite, si allarga e diventa un fenomeno più di massa. Naturalmente, per diventare un fenomeno di massa bisogna poi trasformarlo in un altro tipo di design con altri riferimenti culturali, però deve rimanere quel passaggio. Io la cosa che menzionava prima Odo è fondamentale, cioè il passaggio di esperienza da una mano all'altra è quello che rende il design italiano, oltre a quell'aspetto magico che ti fa capire che una cosa è stata disegnata in Italia piuttosto che da qualche altra parte, è quel passaggio di informazioni, cioè lui ci mette i suoi 20 anni, l'artigiano che fa la cosa ci mette i suoi 20 anni, quello che anche fa il confezionamento, fa il tessuto, mette le pinze sul tessuto, ci mette i suoi 20 anni. Quindi alla fine tu hai, c'è una densità che diventa corpo, un oggetto che nasce con già 100 anni di esperienza, sì, per dire, che però è il segno del tempo. Ed è giusto che sia così, è giusto continuare a progettare, ed è giusto continuare a progettare, perché gli oggetti hanno bisogno di essere, perché si può sempre migliorare, perché ci sono delle tecnologie che ti aiutano a far costare meno le cose e aumentare il livello di qualità, perché ci sono tante persone che ci lavorano, perché insomma, questo è il motivo per cui negli Stati Uniti questo peso non c'è, perché giustamente Odo dice IMSS è, come altri, un'isola felice in un contesto di grande povertà intellettuale, no? Voglio dire, intorno a IMSS non c'era niente, nulla, voglio dire, loro erano questa isola felice, con un'azienda chiaramente che non era quello che noi conosciamo oggi, perché la Herman Miller, prima di incontrare IMSS, era un'altra cosa, quindi faceva dei mobiletti che andateveli a vedere, insomma. Certo. Quindi è chiaro che devono succedere delle cose. Qui c'è un terreno in cui queste cose possono succedere. Diciamo che poi su questa cosa dello spirito che si fa corpo stiamo lavorando da 2000 anni. Infatti questo è il punto, cioè, diciamo che è un'intensità che si fa corpo, che viene abitato e che viene pensato progettualmente e realizzato, cioè è la catena importante, non basta avere questo il design, twist sacro, sì, esatto, sì. Tra l'altro, rispetto, parlavamo prima di Rubino, la famosa vista della città ideale che tutti voi conoscete, quel quadro famosissimo, in realtà pare fosse la predella d'una cassapanca, quindi non era una cosa appesa a un muro, ma era parte di un mobile prezioso fatto fare dal Duca di Montefeltro per la sua camera da letto. Quindi capite bene che la relazione tra arte e design in questo caso è assoluta, cioè la bellezza assoluta in un pezzo assoluto. Basta vedere poi lo studiolo del Duca, che è tutto in legno intarsiato, per capire come il fare bene vuol dire avere uno straordinario artigiani, grandi visionari, grandi artisti e un fantastico committente. Sì, quindi, posso aggiungere una cosa rapidissima, bisogna stare attenti un po' alla, secondo me, un po' alla trappola dei maestri, nel senso che i maestri sono maestri, sono stati grandissimi maestri, venerabili. Però, venerabili, tra l'altro questa deriva iconoclasta di Odo sugli oggetti è, devo dire, inedita, non io aspettavo. Dico sempre che siccome in Italia siamo portati a una struttura religiosa, siccome c'è il Diosign, come lo chiamo io, il Diosign, cioè, si è creata una struttura di santi di cui avevamo bisogno per che facessero da, diciamo, mediatori tra noi e il Diosign, ok, che possiamo tradurre God Design. Vabbè, loro stiamo e quindi loro ci intercedono per noi. Poi dopo diventano fantasmi, scompaiono. E quindi c'è questa struttura che però adesso forse è un po' paralizzante. Esatto. Un po' lo è. Infatti, mi chiedo se ha senso essere atei dei designer. No, ma basta essere dei designer atei. Ogni santino è fatto per essere tradito, come dire, amorosamente tradito. Sì, no, però dicevo, la trappola dei maestri, intendevo, bisogna stare attenti a non cercare di replicare dei o a seguire dei passi che non ha più senso seguire, certo, così, perché sono, è una storia diversa, era un mondo diverso, il mondo cambia ogni 6 mesi ormai, voglio dire, quindi
bisogna invece di imparare a diventare molto liquidi come professionisti, cioè prepararsi a essere molto veloci. Beh, molto la cultura svegli. Italiana non ha mai rinunciato alla sua contemporaneità, è sempre stata moderna. Brunelleschi era uno straordinario avanguardista radicale, voglio dire, per cui è. Aggiungiamo a questo un altro elemento che, come dire, per quanto ormai parte di una pericolosa retorica, però è molto importante, che sono, diciamo, la responsabilità ambientale di quello che facciamo. Come dire, sotto questo punto di vista, Pedralli è una di quelle aziende italiane che negli anni, passo dopo passo, con grande attenzione, ha lavorato sulle certificazioni, sulle materie, sui procedimenti, sui processi di assemblaggio. Ormai non c'è nessun passaggio nella produzione che non sia stato certificato, non c'è nessun materiale che non viva di un pensiero sul riciclo, non c'è nessuna, come dire, colla o vernice che non sia in qualche modo pensata per non essere aggressiva rispetto a chi ci lavora e chi la vive. In tutto questo c'è un pensiero che è un pensiero lungo, non è una cosa, diciamo, dalla moda, ma è un pensiero che è stato intuito, diciamo, dalla famiglia Pedralli come parte essenziale del pensare design. E questo è molto importante perché, come si diceva, dei dettagli lo si percepisce, no? Non è una cosa che io attacco sopra, ma è una cosa che è nella natura di quello che si fa. Prima di, come dire, di riflettere su cosa vuol dire ancora confrontarsi con questo tema, che so che è un tema, come dire, che si sta trascinando da molti anni nel design, per cui mi immagino le risposte, però poi magari ci arriviamo, magari parlando anche in parte dei lavori che state facendo. Una delle cose che mi ha molto colpito parlando con Monica qualche tempo fa è stato il fatto che durante la pandemia, negli ultimi 3 anni, Pedralli ha lavorato sulla dimensione, come dire, energivora dell'azienda, no? Un altro modo di essere oggi sostenibile è questo, lo sappiamo benissimo, di questi giorni se ne parla, il tema, diciamo, dei costi energetici è un tema importante perché vuol dire che tutto questo ricade sul costo del prodotto e ricade sul consumatore. Quindi questa cosa è un elemento che rischia di essere pericoloso, molto pesante per quello che sarà i prossimi anni. No? Una delle cose che mi ha colpito di Monica, infatti le chiedo a lei di rispondere, questo è un fuorisacco che però, come dire, in parte è preparato, è quando mi è stato raccontato che in questi anni Pedralli ha lavorato sulla riduzione sensibile della dimensione energivora dei macchinari, dei luoghi di lavoro. Ci vuoi raccontare proprio in 3 minuti cosa avete fatto in questi anni per evitare che il costo energetico cadesse pesantemente sul prodotto finale? Parlando di gas è un tema caldo, diciamo. Diciamo che è un percorso che abbiamo intrapreso comunque già da diversi anni, quindi già prima della pandemia avevamo comunque nei nostri progetti industriali, che poi Giuseppe porta avanti a 5, 10, a volte anche 15 anni, avevamo previsto ad esempio di riutilizzare il calore delle presse, quindi quando stampiamo la plastica che è stampata con una temperatura di 300 gradi, se policarbonato, 200 gradi, se polipropilene, abbiamo messo un impianto che potesse utilizzare questo calore delle presse per riscaldare l'intera fabbrica, e questo è stato fatto già antecedente al Covid, quindi 2018. Un altro progetto che abbiamo portato avanti è stato quello di riciclare l'acqua delle presse, cioè quindi il calore delle presse deve essere abbassato in pochi istanti con l'acqua fredda. E abbiamo pensato che fosse lungimirante non iniziare a utilizzare in modo parsimonioso l'acqua. E quindi abbiamo messo un impianto, questo circa 5 anni fa, un impianto dove riciclare l'acqua delle presse, e quindi abbiamo messo 3 impianti refrigeratori che potessero raffreddare sempre la stessa acqua e quindi non sprecarne. E devo dire che oggi, quando si parla appunto della situazione attuale di siccità e di risparmio dell'acqua, diciamo che questa cosa in qualche modo un po' ha contribuito. Altri progetti che abbiamo portato avanti, i pannelli solari sulla palazzina ufficio, anche nella fabbrica in Friuli del legno, li avevamo già. Abbiamo invece messo, questo lo scorso anno, abbiamo messo 6.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici sopra il nostro stabilimento per produrre 1,2 megawatt di
di energia che esattamente corrisponde al 100% del fabbisogno della nostra fabbrica, e quindi nei periodi di maggiore luce possiamo, in cui possiamo sfruttare questa energia, l'intero fabbisogno di energia elettrica della nostra fabbrica di Mornico al Serio può essere soddisfatto dai pannelli fotovoltaici. E oggi ci rendiamo conto di quanto questo è importante con il costo, con l'aumento del costo dell'energia. Poi da anni cerchiamo di comunque di ridurre gli sprechi della materia prima, quindi abbiamo inserito tra i vari macchinari interconnessi nel processo produttivo questa macchina che cerca di ridurre al minimo gli sprechi nel taglio dei tavoli, dei ripiani dei tavoli. E poco dopo c'è stato veramente un incremento dei prezzi della materia prima, e in qualche modo siamo riusciti a compensare questo incremento. E la stessa cosa per i tessuti, quindi un impianto per tagliare, ottimizzare, ridurre gli sprechi, il taglio degli sprechi di tessuto, e in contemporanea, dopo pochi mesi, è iniziato a aumentare il tessuto. Quindi diciamo che se non avessimo previsto in tempo queste scelte, probabilmente oggi non potremmo beneficiare parzialmente compensare parzialmente quelli che sono questi aumenti o queste comunque difficoltà di approvvigionamento che in qualche modo il mondo tutti stanno vivendo. Grazie Monica. No, ci tenevo che tu raccontassi questo, perché le aziende poi, come dire, comunicano le certificazioni, i materiali, il riciclo, però non parlano di queste strategie che in realtà sono molto più, cioè sono ugualmente sostanziali, si darebbero quasi per scontato, ma non lo sono per nulla, e che poi alla fine ricadono di fatto sul costo di produzione e sul costo al consumatore. Questo credo che sia centrale oggi. Certificazione sia una formalizzazione, ma la scelta di portare avanti certe iniziative è perché ci si crede veramente. Quindi anche la misurazione della corporate carbon footprint che abbiamo iniziato a fare nel 2019, certo, di fatto poi dai numeri, dalle riduzioni di emissioni CO2 già nell'ultimo triennio, abbiamo visto proprio a livello pratico quali sono stati i vantaggi delle scelte prese, ma come ci ha sempre insegnato nostro padre, le scelte vanno prese in tempo, quindi l'industria manifatturiera deve pianificare in tempo e deve prendere delle scelte continuare a investire non solamente quando il mercato va bene, ma anche quando ci sono dei momenti di crisi o di difficoltà, e questo fa la differenza. Sì, infatti di solito diciamo le grandi aziende hanno questa capacità di aggredire il momento negativo con degli investimenti che poi producono dei risultati in futuro. Cosa vuol dire per un designer oggi lavorare con aziende che hanno una relazione etica con la sostenibilità? Perché poi questo è il punto, no? Cioè, come dire, non è scontato. Cioè, io so, come dire, molti progettisti ormai lo vivono come una discriminante, cioè cominciano a chiedere alle aziende una forma di responsabilità che parte dal progetto, quindi un'attenzione alla materia, un'attenzione alla riduzione dello spreco dei materiali, a una si misura, no? Che misura è tutto, chiaramente. E però, come dire, se poi dall'altra parte non trovi qualcuno che ha la stessa sensibilità, diventa totalmente, come dire, pura retorica, no? Oggi credo che sia questo il tema, cioè diamo tutti per scontato che c'è un'attenzione enorme al tema della sostenibilità, del riciclo, della durata, della manutenzione, il fatto che un oggetto debba durare lungamente nel tempo. Questo è parte del DNA, diciamo, del pensiero italiano. Però oggi c'è un passaggio in più, che è chiedere a entrambe le parti una forma di dimensione etica, di responsabilità, che è molto forte. Sì, io posso riportare una testimonianza abbastanza recente. Mi è stato chiesto, non recente, qualche mese fa, di progettare un tavolo, un po' alla vecchia maniera. Naturalmente un tavolo, perché non è sempre... Un po' la vecchia maniera. La vecchia maniera significa come era abitudine mia progettare i tavoli super sottili con sandwich di materiali compositi, eccetera, 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 che oggi sono insostenibili, no? Quel tipo di progettare i piani in cui non si vede nulla e sono sottili, è tutta una magia di materiali nascosti dentro il piano, sono oggi insostenibili perché sono impossibili da smaltire. Cioè, oggi io quello che credo sia
almeno per me, una discriminante progettuale più che di rapporto con l'azienda. È chiaro che se l'azienda è un'azienda che ha già quel patrimonio culturale come Pedrali ha, di sensibilità all'argomento della sostenibilità, che poi anche lì bisogna stare un po' attenti a quelli della sostenibilità, è tante cose. Per me sostenibilità è molto semplicemente, molto banalmente, utilizzare il meno materiale possibile o materiali che si possano ridurre a un upcycle o si possano rimettere in un ciclo produttivo e che comunque siano oggetti, prendiamo il caso del tavolo del Toa, che siano oggetti smontabili e smaltibili o comunque che possano avere una seconda vita e possono essere in qualche maniera rigenerati o comunque portati a fine vita in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale. Molti prodotti che sono sul mercato non sono così oggi, quindi rispetto al Toa, che vediamo anche lì e che ha avuto un allargamento della famiglia degli outdoor, che cosa hai chiesto, che cosa chiedi come nei dettagli, cioè come stressi, come dire, il progetto sul Toa rispetto a come dire come è nato, cioè quali sono le sfide su cui tu hai caricato la massima attenzione progettuale e produttiva? Ma dal punto di vista del disegno, direi una riduzione fino ai minimi termini della presenza del materiale. Io non sono, come dicevamo prima, non ci tengo tanto a far sì che si capisca, ma quello è un tavolo che ha disegnato, certo, Robin, cioè non è il tema per me. Il tema è che si percepisca che è un oggetto che abbia senso, no? E che possa fare poi, ricollegandoci anche alla destinazione un po' liquida degli oggetti, che possa fare diverse cose. Quando ci siamo trovati con Giuseppe per vedere il tavolo, quando gli ho portato il tavolo, il tema era facciamo un tavolo senza destinazione, di fatto non era un tavolo per la casa, un tavolo per l'ufficio, un tavolo per l'hospitality, era un tavolo. Certo. Che è un po' l'espressione di quello che sta succedendo, cioè un tavolo può stare a casa, può stare in ufficio, può stare in situazioni di comunità, può fare tante cose, perché lo puoi accessoriare o no, può avere un certo range di dimensioni o no, di finiture o no, e quindi anche di prezzo e di costo, no? E quindi lo stress era, dal punto di vista del disegno, di fare un oggetto che fosse più piattaforma possibile, certo, e poi soprattutto che avesse una sua idea di sostenibilità. È alluminio, è acciaio e si può smontare tutto fino all'ultima vite. Devo dire che tra l'altro Giuseppe è stato molto generoso, io ho fatto una mostra un paio d'anni fa a Genova, dove io sono nato, Design Week genovese, comunque ho chiesto un Toa in prestito e me lo sono montato e smontato da solo, quindi ho potuto sperimentare la buona progettazione, la buona fattura del tavolo. Tra l'altro noi siamo seduti sulle tue Babila Twist e c'è una variante in Recycle Grey, no? Che è un altro di questi materiali come dire, di doppia composizione. Cosa vuol dire appunto lavorare con questo tipo di potenzialità? Guarda, è un panorama di... Questo qui è un po', c'è una grande hype su questi temi, tutti parlano di questi temi e molti non sanno quello che dicono. E ci sono moltissime aziende che si stanno alzando di colpo e dicendo io sono sostenibile, tipo, capito, come se urlassero di essere vergini, non so, di colpo. E la verità è che questa è una cosa che a me fa un po' strano. Il percorso con Pedrali su questi temi è partito in maniera molto seria qualche anno fa, prima che partisse, certo, questa, certo, carambola di persone che dicono io sono d'improvviso sono verde, sono vergine, sono puro come l'acqua. Esatto, infatti. Queste sono stupidate legate al fatto che non c'è un reale sistema di controllo delle affermazioni delle aziende. Non c'è adesso in questo momento un organismo preposto a andare dalle aziende di lì. Per tu hai detto che stai usando plastica riciclata. Puoi dimostrarmelo, non c'è un meccanismo di controllo, quindi ognuno si alza e dice quello che gli pare. Ecco, la fortuna di avere lavorato con Pedrali, io sono
come dire, in queste cose sono abbastanza puro, cioè, se non fosse così non lo direi, certo. È che si è lavorato in purezza su questa cosa qui, si è cercato davvero un materiale che fosse, io lo chiamo stay real questa cosa, no? Qui si cerca di stare reali. Allora, questa cosa qui secondo me è il modo per approcciarsi a questi temi, e io auspico anche un riassorbimento di questi temi nella disciplina. Assolutamente, diventa perché naturale. Tu, cioè, quando fai questa enucleazione che inizia a parlare di questi temi, scompare il tema della prassi della disciplina. Invece secondo me il designer ha gli strumenti per portare con sé questi discorsi di sostenibilità senza dover ogni volta, capito, impuntarsi tutta una sostenibilità, sì. È come la comodità o è come, esatto, la facilità di produrre o la stoccabilità, sono temi che ormai devono rientrare nella disciplina come prassi quotidiana, e io a questo ci aggiungo anche la sicurezza sul lavoro degli, certo, degli operai, certo, di chi lavora con, le, certo, con gli oggetti. Io ci tengo molto, io ho litigato con un'azienda di recente che fa delle robe, non dico neanche cosa, se no poi si capisce che azienda è, perché ho visto gli operai che saldavano senza nessuna protezione. Io ho detto, questa roba qui, senza respiratori, senza mascherina, questa roba qui non si può più vedere. Anche questo è un tema importante. È un'altra forma di sostenibilità. Qui c'è una grandissima attenzione. Certo. E tutti questi temi qui devono rientrare nella prassi quotidiana della disciplina, secondo me. È il tempo, anche perché poi la verità è che sulla scala mondiale il mondo del mobile, di tutti i peccati, è quello che ha fatto il peccato più piccolo dal punto, certo, di vista della sostenibilità. Cioè, pensiamo solo al mondo degli alimentari, del packaging alimentare, delle bottiglie in plastica. L'Italia è il posto al mondo dove c'è più acqua, la migliore acqua al mondo, probabilmente per via delle Alpi, ed è contemporaneamente il posto dove si consuma più acqua in bottiglia, sì, e nessuno fa niente per questo. È vero, è vero. Questo, no, è importante. Che noi abbiamo questo... l'acqua migliore, però qualcuno ci ha detto che l'acqua che esce dal rubinetto non è buona e dobbiamo comprare quella in bottiglia, è tutta una falsità. Certo. E quindi questa cosa riempie il mercato di plastica. Questo per esempio per dire che il peccato del mondo del mobile è un peccato anche di scala, veramente di scala diversa, di qualche, certo, 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 di qualche dimensione. Di qualche... Non c'è dubbio, però diciamo, è una forma di responsabilità che deve partire da ogni realtà produttiva, e in questo, sicuramente, come dire, sicuramente. L'italiano, come dire, sì, l'attenzione... sì, non era per dire no, fermiamoci. No, no, certo, sì, sì, assolutamente. Sì, devo dire anche in scala minore, adesso sono molto d'accordo con quello che dice Odo. Io, tra l'altro, anche insegnare ai ragazzi che prendere una bottiglietta d'acqua è un gesto apparentemente semplice ma devastante da un certo punto di vista, perché comunque significa che quella bottiglietta d'acqua ha fatto centinaia di chilometri su, che ha consumato, che ha, certo, fatto, che inquina, certo, certo. Ma devo dire che mi ha stupito molto qualche anno fa una campagna secondo me incredibile contro la plastica nel settore del design. È stata una roba, io devo dire, incomprensibile, cioè devo dire che questo prima della pandemia, che non, in un ambiente come il nostro, in cui si dovrebbe essere facile capire che, voglio dire, c'è un modo di utilizzare la plastica e c'è un altro modo di utilizzare la plastica, che non è la stessa cosa, voglio dire, non puoi comparare la bottiglietta d'acqua con la sedia, no? C'è plastica e plastica, certo. Quindi questa campagna che c'è stata qualche anno fa contro la plastica, dove la plastica non va più bene, bisogna utilizzare materiali che non abbiano, è una follia, bisogna stare attenti, sì, poi... a queste cose, perché non è quello il tema. Il tema è, viene, parte molto prima, parte da il concetto di sostenibilità, parte dall'utilizzo del materiale e da tanti aspetti, certo, che sono intorno alla, certo, produzione. Quindi quello che si vede in Pedrali, io non sono stato testimone, diciamo, dell'inizio del processo di cambiamento, perché poi le aziende cambiano nel corso della vita, quindi questa sensibilità, diciamo, sono arrivato in Pedrali che era già in atto, compresi anche tutti gli aspetti di sicurezza del lavoro e di grande organizzazione, devo dire, dell'azienda. Quindi bisogna stare un po' attenti, perché poi anche questa facilità di mettere in giro informazioni che poi si diffondono, che poi alla velocità della luce sembra che la plastica sia... Viene da pensare che l'oggetto nella frase del design è il complemento oggetto, sì, però occuparsi di sostenibilità è occuparsi di tutta la frase del design. Quindi c'è un verbo, c'è, certo, un soggetto, certo, c'è un dove, certo, c'è un quando.
tutto questo è sostenibilità, non occuparsi solo dell'oggetto, complemento oggetto, ma di tutta la processo, frase. Tutto, sì, e questo è forse l'atteggiamento giusto, cioè domandarsi cosa succede prima e cosa succede dopo l'esistenza dell'oggetto. E pensare circolarmente, diciamo così. Prima si è parlato di giovani, io chiuderei con una vostra collega molto più giovane, ma però, come dire, interessante, Vittoria Zadinio Bocconi, a cui chiedo di venire qua e che saluto. Allora, Vittoria è due cose, è una giovane designer, lavora in Pedrali ed è lei fondamentalmente, è Evea, e questo strano oggetto con cui Pedrali ci ha, questo strano oggetto con cui Pedrali ci ha spiazzato tutti, perché, come dire, è un oggetto off the box e quindi è molto interessante. Allora, Vittoria, rapidamente, perché stiamo arrivando alla fine, però ci tenevo a chiudere con te e con quel fatto che, come dire, ogni generazione poi apre un'altra, insomma. Prima di tutto, come è nata Evea, come hai fatto a sedurre, come dire, la famiglia Pedrali a fare una cosa che non è un tavolo, una lampada, una seduta? Quindi spiegaci come hai fatto, che loro sono molto interessati a saperlo, come li hai fatti a sedurre, e quindi raccontaci brevemente cosa rappresenta e perché, come è stato svolto questo oggetto. Comunque siamo ai ferri corti, perché è diventata una competitor. È una competitor, esattamente, però voi dovete sorridere, invece di baciarvi tra di voi, baciate lei a questo punto. L'idea di Evea in realtà è nata dall'osservazione di una tendenza che ho visto negli ultimi anni, che è stata quella di ricollegarsi un po' di più alla natura, che questo tipo di tendenza secondo me ha avuto il suo apice negli ultimi due anni e si è tradotta appunto con questa voglia di vivere all'aperto, quindi dell'outdoor, ma anche di portare il verde all'interno degli spazi chiusi. Questa idea mi è nata in realtà dopo appunto esperienza pandemia, in cui io ho vissuto da sola, che ho deciso di stare sola nel mio appartamento, e in cui ti accorgi che quando non è in giardino c'è del verde che manca, e quindi sentivo questo bisogno di portare un po' di natura che vedevo comunque fuori dalla mia finestra, perché abito in una zona che è molto bella, che è molto verde, ai piedi di una collina, e quindi c'era anche bisogno, avendo spazi piccoli, perché oggi comunque le nostre case sono sempre più piccole, di sfruttare lo spazio più in verticale, quindi questa idea di avere una struttura comunque filiforme, come un fusto di un albero, infatti il nome viene dal nome di un albero dell'Amazzonia, del Brasile, che è il paese in cui sono nata, e quindi appunto avere questa possibilità di mettere più piante in verticale. Dopo, ovviamente, questo concetto, essendo anche un po' modulare, perché ognuno può scegliere la posizione dei vasi in base alle sue piante e al suo gusto, secondo me si traduceva anche molto bene in qualcosa più di gruppo. Infatti abbiamo fatto anche la versione partition, che è nata più per dividere gli spazi, contract, che possono essere ristoranti ma anche uffici, quindi portare sempre più verde, che comunque ci fa stare bene in qualche modo anche in questi spazi che condividiamo anche con gli altri. Allora, Vittoria, oltre ad essere una concorrente di Odo e Robin, lavora in Pedrali e fa una cosa fantastica, che è la Talent Scout. Cioè, l'azienda, come Pedrali, come tante altre aziende, però Pedrali è nota per questo, riceve continuamente proposte da giovani designer, progetti, idee, e molte aziende, secondo me, come dire, fanno scivolare via. Invece qua c'è una persona che quotidianamente vede questi progetti, li studia, li analizza, li valuta, dialoga con i designer e li porta a Giuseppe e a Monica. Come funziona questo tuo lavoro? Cioè, non ti chiedo dei design, non ti chiedo delle idee, perché non ci interessa, però come funziona tutto questo? Cioè, che tipo di accoglimento c'è per le nuove idee e come le trattate? Posso intervenire un attimo? Voglio dire una cosa. Io, funziona? Ti ha tolto la voce? No. Questo modo di... Io ho cominciato a mandare progetti a Vittoria quando avevo 20 anni, ne ho 49 adesso. La strozza! Soltanto nel 2020. Io posso dire anche che mi ha scritto l'altro ieri un designer e mi ha detto, non dirò il nome, ho mandato a Vittoria, ma tipo non... della mia età, mi ha detto c'è sta Vittoria che però non mi caga tanto. Io ho detto guarda che è così, ho risposto a porta è stretta, la porta per entrare è molto stretta. Questo è scorretto da parte vostra, attenzione, non è... Brava Vittoria, continua così. Cerco di... Grazie. Vai.
No, allora, io non mi definirei proprio una talent scout, perché il processo di selezione di un'idea, quindi scegliere un'idea che diventa poi un prodotto finito, è molto complesso, richiede ovviamente la partecipazione di tante persone. Giuseppe e Monica sempre partecipano in prima persona, c'è sempre uno scambio di idee. Io diciamo che sono la fortunata che per prima vede queste idee, quindi sono quella che fa partire questo processo. E questo mi ha permesso in questi anni di vedere tantissime idee e di conoscere anche tantissimi designer, sia quelli molto famosi che leggevo sulle riviste, che mai avrei pensato ovviamente anche Udo e Robin, ma anche tanti giovani come me, più giovani di me, che si approcciano alla professione. Quindi secondo me è un ruolo anche di responsabilità, perché non bisogna mai sottovalutare le idee di nessuno. È più semplice ovviamente con un professionista affermato che ha esperienza, però anche i giovani hanno tante idee buone, e penso che Pedrali da sempre ha un occhio di riguardo sui giovani, fa tanti progetti con le scuole, sia nel territorio che anche a Milano. Con Robin negli ultimi 2 anni ho avuto la possibilità di partecipare al master di SPD nel corso di Furniture Design. E secondo me appunto la forza di Pedrali è quella di fare le sue scelte in base a un progetto, quindi non alla firma, e quindi anche di scommettere sui giovani. Penso che Pedrali si può vantare di avere scoperto Odo parecchi anni fa, e quindi di scommettere sulla sua idea. I nostri giovani. Beh, è stato giovane anche lui. Anche lui è stato giovane. Ma non ho capito cosa dobbiamo fare. Dobbiamo cambiare discorso così. No, niente. Allora chiudiamo con questa cosa. Grazie a Vittoria, Odo e a Robin, e soprattutto pensare che il design è speranza, e guardare avanti e ogni volta aprire delle porte con una intensità e una misura, come dire, assoluta. Credo che sia l'unico vero auguro che possiamo fare a un'azienda come Pedrali e a tutti voi. Buona giornata. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Thank you very much for your attention. Now we have a 10 minutes break. Meanwhile, we organize before the factory tour. Thank you. And thank you to all, to Luca, Odo, Robin, and a special thanks to Vittoria. Thank you.